Ti mostrerò la versione integrale. Io so la verità. Io sono erudito. La vostra borsa è ricoma. Voglio mostrarti cos'è accaduto. Evelyn! Gerald, è tornato. Vasquez, l'uomo della compagnia. Qualcuno degli informatori l'ha visto? No. Evelyn, dalla scorsa settimana ho perso due uomini. Uccisi. Veleno. Questa è opera sua. Io devo trovarlo. Forse presenzierà al ballo del capitano stasera. Devo confermare la tua presenza? Sì. Grazie, Gerald. Senti, Evelyn. Serve che qualcuno ti accompagni. Immagino che non... Gerald, ti offri forse di venire con me? Sì, per mimetizzarti meglio, immagino che sia il caso. È solo per gli affari, ovviamente. Certo, ma non soltanto, spero. Thank you.
rivoluzione. Che nobile idea. Certo che la guerra è sempre un ottimo affare. Specie se è una guerra che non ci tocca da vicino. Il buon governatore spagnolo offre le merci, io le affido ai miei compagni alla palude e loro gestiscono il trasferimento. E ci guadagnano tutti. Io sì. Avelin, sempre bellissima. E come sta tuo padre? Testardo come sempre. Spero proprio che si rimetta al più presto. Devi concedermi un ballo. Lascia che metta io in luce la tua grazia al posto di tuo padre. Siete gentile, Monsieur de Saint-Maxin. E se danzando mi portaste in direzione del vostro socio con il foulard blu, avrei una proposta d'affari che potrebbe interessarlo. Avelin, sempre così seria. Non come mia figlia, Marie Félicité. Sotto l'uniforme non è un vero militare, te lo assicuro. Due volte i suoi uomini si sono avvicinati, promettendo una promozione se fossi entrato nella sua unità segreta. Ma ho rifiutato, non mi fido, signore. Bravo ragazzo, c'è bisogno di altri giovani come te. Giovani con la testa sulle spalle. Buonasera, signorita. Ma io vi conosco. Eravate a cena dal governatore la settimana scorsa. Ma non ricordo il vostro nome. È del tutto normale per un uomo che gestisce affari importanti come voi, capitano. Vi ringrazio per il servizio reso alla colonia. Io ringrazio voi, signorita. Mi concedereste l'onore di un ballo? Ma certamente, capitano. Devo avvertirvi di stare in guardia, signorita. Persino qui, a questa bellissima festa, si annida il male. Non tutti i soldati sono ciò che sembrano. Parlavamo prima di un uomo orribile. Dite sul serio? Ed è qui stasera? È qui in questo momento. Siede a un tavolo in disparte. Torno per la gavotta, capitano. Non vedo l'ora che inizi. Secondo voi chi dovrei sposare? Il miglior ballerino fra di noi. Volete che balli con tutti quanti? Temo di non farcela. Signorita, lasciate che vi risparmi la fatica. Basta che balliate con me. Marie Félicité, pensavo che le figlie di De Saint-Maxin puntassero solo ai governatori. E voi chi siete? Signorita, diteci il vostro nome. Vogliamo assolutamente conoscere la fanciulla più graziosa della festa. Graziosa? Non saprei. Ma nel vostro aspetto c'è qualcosa di ammaliante. Lasciate, signorita, che scriva il mio nome sul carnet di ballo. Temo proprio che sia già pieno. Lei fa sempre così. Ho sentito che preferisce il magazzino di suo padre ai tè in società. E poi non ci invita mai. Quanto al suo aspetto... Pardonnez-moi. Credo proprio che il minuetto sia il prossimo ballo, signor Vasquez. Sì, sì. Possiamo appartarci
da soli per parlarne? Sì, sì. Fate strada. Addio, uomo della compagnia. Uomo della compagnia? No, ti stai sbagliando. Cosa? Una morte inutile, ma dolcissima. Lei ti farà soffrire. Madeleine. Aveline. Non sapevo che tu fossi qui. Sono venuta solo per te. Come può? Un ballo con tuo padre sul letto di morte. Io? Risparmia il fiato. Ora è tardi. È morto. Papà. No. Mi dispiace tanto, ma dovevi sapere che date le circostanze non poteva lasciarti niente. Naturalmente. Nella mia casa sei la benvenuta. Non mi importa dei soldi. Lui non c'è più. La sua attività è a mio nome, ma considera la tua. Non importa cosa dice la legge.